Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi niente live, ma non vi lascio senza la nostra analisi di mercato di Bitcoin e delle criptovalute. Andiamo a vedere insieme i grafici in maniera più concisa del solito, niente ora e mezza di video e sarete anche più contenti, e andiamo a tenere sotto controllo appunto Bitcoin che sta lateralizzando con dei segni interessanti di domanda. Andiamo a vedere quali sono, andiamo a vedere come riconoscere gli scenari che si potrebbero sviluppare, quello bullish e quello bearish. E in base a cosa si potrebbero sviluppare, quindi i livelli chiave da tenere sotto controllo e i possibili setup e posizioni long e short che si potrebbero aprire su di essi. Andiamo anche a curiosare su qualche insight tipo l'open interest che mostra dei segni anch'esso molto interessanti, soprattutto in funzione degli ultimi movimenti particolari che ci sono stati sul mercato. Vale la pena approfondire e sottolineare anche questo. Concludiamo con qualche panoramica sulle possibili strategie utilizzando anche le opzioni per operare sulla volatilità, visto che ormai le stiamo iniziando a sdoganare un po'. Inoltre analizziamo le principali altcoins, quelle degne di nota, e vi aggiorno sulle mie posizioni su di esse, come le sto gestendo, quali livelli chiave sto tenendo d'occhio e come progetto di evolverle in futuro. Vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video, mi gasate ai massimi e a voi non costa nulla. Iscrivetevi, mi raccomando, al mio canale e cliccate la campanellina per ricevere tutte le notifiche in modo da essere i primi a vedere i miei video non appena escono. E infine seguitemi sugli altri canali social di cui trovate tutti i link giù nella descrizione. Ora basta chiacchiere e andiamo a vedere insieme i grafici. Bitcoin si trova sempre all'interno del suo range determinato dal basso dall'area 8550-8750, insomma il nostro range low che abbiamo identificato già da tempo, già da fine aprile, nato da questo cluster intermedio e poi utilizzato più volte come area di rimbalzo e il di ricatapultarsi verso l'estremo opposto, che invece si trova all'incirca tra i 10.000 dollari e i 10.200. Ultimamente abbiamo pescato appunto anche in zona 10.200 grazie a questo falso break che ha spostato un pelino in alto, diciamo così, l'effettivo range high, perché se prima lo trovavamo a 10.000 e quindi un break confermato sopra i 10.000 era sufficiente comunque per dare un bias bullish e pertanto aprire le porte al setup long, cosa che tra parentesi avevo fatto io stesso qui prima di venire brutalmente stoppato. Adesso il fatto che abbiamo spazzato via questa area qui di liquidità ci porta comunque a considerare questa zona di top come quell'area di prezzo per l'appunto da dover bucare prima di poter di nuovo avere un bias bullish e andare in price discovery a tutti gli effetti sopra al precedente top e andando a targetizzare principalmente poi i massimi precedenti. Però appunto è uno scenario che bisogna attendere e bisogna vedere soprattutto se si verifica, perché come vedete qualsiasi movimento tentato viene subito assorbito. C'è molta stasi nel mercato, c'è il punto di attrazione, l'area centrale che è il livello di 9.500 dollari che funge anche da supporto resistenza chiave, che per il momento appunto sta calamitando a sé il prezzo che ci continua ad oscillare intorno ma senza riuscire a prendere una decisione. Come vedete recentemente dopo l'attacco di nuovo al range high con tanto di pesca di liquidità da questa shadow c'è stato immediatamente l'assorbimento da parte dell'offerta che ha dampato il prezzo sotto i 9.500 e da allora i 9.500 si sono posti nuovamente come area di resistenza. Area di resistenza che per ora ha fatto palesare offerta tutte le volte che l'abbiamo approcciata senza permetterci pertanto di recuperarla. Quindi la situazione inquadrata ad oggi, a questi giorni, è la seguente. Abbiamo una permanenza sotto per l'appunto i 9.500 che è la nostra prima area di resistenza, nonché primo livello chiave da considerare se vogliamo avere un bias bullish all'interno del range. Per il momento il bias è molto neutrale perché era bearish fino a poco fa, in quanto abbiamo avuto appunto il dump da parte dell'offerta, la penetrazione sotto i 9.500, il retest in più occasioni e dopo un secondo un follow up di offerta e quindi questo appunto era il movimento bearish che si è sviluppato. Tuttavia, dopo questo movimento, anzi immediatamente in risposta a questo movimento, la domanda è tornata al galoppo, ha fatto riassorbire, guardate questa candela, una candela molto bullish per quanto mi riguarda, ha fatto riassorbire gran parte appunto del dump, anzi tutto il dump
dell'ultimo movimento, la prima parte manca ancora ovviamente, e ha riportato il prezzo all'interno del mini range, diciamo, che si è formato qui sotto. Un costrutto che a me piace molto dal punto di vista appunto bullish è proprio l'avere un lower low sulla shadow ma higher low sul body. Questa divergenza dice molto secondo me sull'intento della domanda di non voler appunto far dampare il prezzo. Prima di parlare però ovviamente di un bias bullish ci vuole il follow up di un movimento di questo tipo, perché questo potrebbe essere considerato sì un innesco di un movimento bullish, tuttavia la conferma manca, e quella conferma sarebbe, diciamo così, individuabile in due step. Il primo step sarebbe il reclaim, il recupero dei 9.500, quindi una bella chiusura qui sopra e qualche conferma di gravitazione andrebbe a configurare questa formazione laterale, quindi tra range low e range high, come una sorta di triangolo ascendente, perché vedete abbiamo degli higher lows progressivi e una zona, diciamo, di equal high che è questa, quindi diventerebbe appunto una lateralizzazione a tendenza un po' rialzista con prevalenza di fondo di domanda. In seconda battuta, il secondo elemento che ci farebbe vedere che appunto il bias bullish sarebbe galoppante confermato 900 circa, perché il dump ha originato da qua, il punto di origine dell'offerta e quindi della candela giornaliera che ha innescato appunto il movimento ribassista. L'andarlo ad assorbire implica che tutti coloro che hanno aperto posizioni short in questa area sono stati in qualche modo sconfitti, quindi o liquidati se erano over leveraged in leva molto alta oppure con stop stretti, piuttosto che intrappolati nel caso in cui magari avessero usato leve più basse eccetera, e pertanto gli short intrappolati di solito danno carburante rialzista perché alla prima botta di nuovo verso l'alto vengono liquidati o comunque cercano il modo di chiudere al più presto le loro posizioni. Quindi sarebbe appunto una conquista a tutti gli effetti di un bias bullish all'interno del range, con target successivo appunto il range high e poi tutto quello che abbiamo visto. Abbiamo denotato adesso lo scenario rialzista, vediamo per equità anche quello ribassista, che sarebbe appunto una innanzitutto perdita di questo blocchettino qui, quindi di una chiusura qui sotto. In seconda battuta una violazione di questa trend line, anche se non è che sia proprio una trend line in quanto toccata in chiusura di candele solo due volte. In ogni caso una chiusura qua sotto sarebbe discretamente bearish, e in particolare se andiamo a chiudere sotto queste due candeline che sicuramente nascondono i loro estremi liquidità e stop pronti a scattare. Quindi fondamentalmente si può andare a individuare con buona probabilità un pool di liquidità che si trova in questa intera area, che si innesca facilmente a catena e andrebbe quindi a palla di neve, diciamo, a innescare stop e liquidazioni partendo da qui e finendo dritto dritto sul range low. Il range low in quel caso lì deve mostrarsi come area di domanda e respingere con violenza, quindi far vedere un bel costrutto bullish come un engulfing piuttosto che un failure swing di questo tipo, piuttosto che insomma un palesarsi di domanda, in modo da convincerci che appunto la domanda è di nuovo preponderante e non ha intenzione di far perdere quel livello, perché la perdita di questo livello ahimè ci farebbe uscire dallo scenario di range. Ricordiamoci che questo range sta durando parecchio, e più un range dura più è significativo il movimento che ne seguirà, e quindi diciamo che romperlo a ribasso confermando la rottura a ribasso, quindi non un semplice break che poi potrebbe essere subito invalidato, perché l'uscita da quest'area sicuramente innescherebbe una bella turbolenza e ci sarebbe da vedere chi vince, ma se l'offerta vince definitivamente ahimè è notevole, perché nonostante il bias bullish che abbiamo conquistato con questo movimento molto forte, molto sudato, il fatto che abbiamo appunto un range di questa durata ha, come dire, riequilibrato il mercato su quest'area di prezzo, e perderla a ribasso implicherebbe che questa è stata una grossa distribuzione, quindi porte aperte ovviamente ai setup short o alle coperture. Io personalmente al momento sono già coperto in parte short al 10% della mia posizione spot, qualora dovessimo andare a gravitare fuori dal range low quantomeno raddoppierei la mia copertura short. Al contrario, qualora dovessimo andare a gravitare oltre il range high, chiaramente chiuderei la mia copertura short in quanto ho lo stop loss proprio in questa zona, e quindi niente, si va avanti. Come al solito, nel caso di permanenza di nuovo nel range e di
andare di individuazione di qualche opzione che ha un theta interessante, si potrebbe pensare a fare di nuovo una posizione di tipo short strangle o short straddle, in modo da andare short volatility per l'appunto, magari con opzioni a scadenza breve, come avevo fatto un po' di giorni fa e vi avevo mostrato anche il come. Se andate a recuperare, insomma, i miei video di un po' di tempo fa, lo vedete, l'avevo scritto anche nel titolo, tra l'altro, come guadagnare all'interno dei range, perché effettivamente è possibile capitalizzare anche la non volatilità. Al contrario, qualora le opzioni dovessero mostrare un sottoprezzamento della volatilità implicita, in particolare le opzioni a medio termine, quindi a scadenza lontana magari un paio di settimane, in particolare io punto a una volatilità implicita sotto i 60, si potrebbe andare a dire probabilmente entro quella scadenza lì qualche strappo accade, pertanto andare long volatility con un long strangle o long straddle, che diventa appunto una posizione interessante. Magari approfondiremo, mi raccomando, ditemi nei commenti se siete sempre interessati al discorso opzioni. Andando a vedere l'open interest, invece, possiamo notare alcune curiosità interessanti. In particolare, guardate, durante questo dump, l'abbiamo evidenziato più volte nella nostra community Telegram, l'open interest era rimasto invariato, il che significa che tutte queste posizioni chiuse sono state compensate da altre posizioni aperte. E lo stesso, guardate, è successo, anzi in realtà è ancora più curioso, durante questo dump l'open interest era aumentato. Il che significa che al di là delle liquidazioni e degli stop che ci sono stati, si sono incrementate le posizioni aperte, proprio perché l'open interest netto è aumentato e anche parecchio. Si parla di 630 fino a 660, 30 milioni di posizioni aperte in più. Poi, come vedete, si sono chiuse immediatamente dopo, quindi non saprei dire se sono state in predominanza short e quindi sono state intrappolate e magari hanno shortato in molti qui, vedendo un lower low sotto al minimo, hanno fatto i breakdown traders senza attendere il retest, sono stati intrappolati e poi appunto stoppati brutalmente, hanno partecipato quindi a questo rebound grazie a dei loro stop. In ogni caso è interessante vedere queste situazioni particolari in cui abbiamo dei movimenti abbastanza turbolenti e un open interest che non si muove o addirittura aumenta, perché quello che accade è che solitamente buttano altra benzina sul fuoco e non possiamo ovviamente sapere se sono stati aperti dei long o degli short, però in ogni caso ci aiutano a capire che il prossimo movimento con buona probabilità sarà molto molto partecipato, perché in entrambi i casi, da una parte, se abbiamo l'apertura di posizioni contrarie all'andamento del mercato, abbiamo appunto la concatenazione di stop e di liquidazioni che fomenta il movimento. Dall'altra, se le posizioni sono concordi al movimento futuro, abbiamo la volontà di difendere quel movimento lì e pertanto di accelerarlo andando magari a fare compounding da parte di chi ha shortato o allungato a seconda del caso, per appunto accelerare il movimento e incrementare la sua esposizione. Buttiamo un occhio ora anche a Ether e a qualche altcoin. A tal proposito vi faccio una domanda, già che ci siamo, per incentivare un po' la conversazione e il confronto: voi quali altcoin detenete al momento in portafoglio e in che percentuale? Giusto per curiosità mia, io, come sapete, al momento detengo solo Ether, ho una posizione spot e una posizione speculativa che adesso vi vado a mostrare, e sto puntando Cardano che insomma sul suo retest. In ogni caso, adesso qualche altcoin ce l'andiamo a vedere. Partiamo da Ether, questo è Ether dollaro in realtà, che ve lo mostro perché magari qualcuno di voi non opera su Ether BTC ma su Ether dollaro. L'ho preso da Bybit, che è un exchange che vi consiglio assolutamente, lo sapete già, perché vi permette tra l'altro di operare sul perpetual Ether dollaro con collaterale Ether stesso, quindi molto comodo, guadagni e perdite vengono contabilizzate in Ether ed è ottimo in particolare per chi vuole coprire le sue posizioni spot con degli hedge, piuttosto che appunto amplificarle con delle posizioni speculative, come capita spesso di fare a me. Se lo volete utilizzare, trovate il mio referral link nella descrizione insieme a tutti gli altri exchange che consiglio, in quanto ho testato, mi trovo bene, eccetera, eccetera, eccetera. Chiusa la parentesi shilling, andiamo a vedere Ether che ha un andamento molto simile a Bitcoin. Guardate, ieri c'è stato l'attacco da parte dell'offerta che ha spinto sotto il supporto molto forte dei 229 dollari, che vedete è un supporto storicamente valido, è molto molto forte e significativo. Ha pescato da questo pool di liquidità che si trova qui sotto e tac, ha chiuso all'interno del supporto. Questo è un setup di failure swing, un setup bullish per l'appunto, a patto che abbia il suo follow up, come nel caso di Bitcoin. Il follow up in questo caso significherebbe in primis il reclaim
vende i $238, che ha una resistenza debole perché è nata da poco, quindi è una resistenza minore, chiamiamola, però per un bias intraday, ad esempio, chiudiamo qui, che ne so, chi opera sulle 4 ore sull'orario, eccetera, potrebbe volersi giocare all'interno di questo range una posizione, perché no? Insomma, de gustibus. Altrimenti, per una conferma un po' più strong, abbiamo i 249,5, 250, diciamo, che qualora dovessero venire rotti, vedete che andiamo a uscire da questo range, parentesi, attenzione ai falsi break, perché qua sopra c'è un bel pool di liquidità, come vedete, ci abbiamo già pescato a dovere, quindi di nuovo disincentivo a fare breakout trading, ma magari attendere un paio di conferme di gravitazione qua dentro e magari un riapproccio alla zona di supporto, con primo target 269,5, 270 facciamo, primo livello chiave sopra la nostra testa, e poi chiaramente la zona 287, che è questo tetto qui, nonché il precedente high. Se rompiamo il precedente high, ottimo segno, perché continua chiaramente il bull market con target successivo sopra i 300, 308 in particolare è una zona di resistenza molto forte settimanale. Insomma, questi sono i livelli da tenere d'occhio. Al contrario, la perdita confermata dei 229, in particolare se poi porta anche alla perdita dei 215, livello sottostante, quindi la perdita di tutto questo pool di liquidità, diciamo, chiusure qua dentro, sarebbero un brutto segno, perché implicherebbero che questo sarebbe una sorta di top a tutti gli effetti, perché sarebbe un costrutto orizzontale, un range, rotto poi a ribasso, e tra l'altro, vedete, è addirittura un lower low, quindi un lower high, scusate, quindi non benissimo, potrebbe addirittura essere un setup short. Ether Bitcoin dice un po' la stessa cosa. Come vedete, io sono long, lo sapete già, insomma, non vi sto a ripresentare la mia posizione. Questo non è più un primo take profit, ma è stato un secondo entry, e al momento sono esposto appunto long con stop loss qua sotto, perché la perdita di questo livello significherebbe appunto di nuovo uscire dal costrutto laterale, e quindi addirittura potrebbe essere un setup short anche in questo caso, in quanto abbiamo un lower high che segue un altro lower high, quindi non benissimo. Al contrario, una rottura a rialzo continuerebbe l'uptrend del delineato mostrato da questo impulso rialzista che c'è stato, e inoltre farebbe nascere un higher high, e quindi ottimo segno e setup long, quindi l'uscita da quest'area rettangolare è comunque un interessante movimento da seguire. Cardano invece, mamma mia, mi sono mangiato le mani poco fa, ieri a dir la verità, perché avevo il mio entry, se mi seguite lo sapete, distribuito tra i 693 sat e quest'area che è la breakout zone, diciamo, la resistenza, che come vedete nasce su time frame settimanale. Adesso non volevo perdere troppo tempo col grafico, ma come vedete è un cluster intermedio settimanale ed era ciò che delimitava il mio range. Torniamo un po' indietro, eccoci, e praticamente come sempre tra l'altro il low di questa shadow è stato 699 e io ce l'avevo sui miei 695 giù di lì, e quindi miss clamoroso. In ogni caso non demordo, e di nuovo questa è la mia entry area, stop loss qua sotto in caso in cui io riesca ad entrare, size complessivo 3.5 R. Mi voglio esporre abbastanza su Cardano perché la vedo abbastanza bene, insomma, come setup. Questo è quanto. Poi di altre altcoins interessanti, avevamo seguito un po' Band, che però non benissimo, perché come vedete ha mostrato domanda qui sul cluster intermedio settimanale che nasce in questa area. Tuttavia, vedete, all'approccio con questo top non è stato ancora sufficientemente convinto. Io voglio un po' di conferme qui sopra prima di poter sancire, insomma, la continuazione dell'uptrend. Altrimenti sotto questa sempre rimane l'area con cui in cui la domanda deve sostenere l'andamento del prezzo, perché altrimenti se rompiamo a ribasso questo costrutto, in particolare questa area, si va a target minori, perché si inverte una struttura un po' più di medio periodo, e quindi c'è il rischio di inversione di trend a tutti gli effetti. Infine abbiamo Land, che sta andando veramente una bomba. Guardate il primo segno di offerta che ha riportato al top precedente, proprio allo spike classico da bias bullish, da struttura bullish, è subito stata assorbita con follow up immediato, quindi sta formando una struttura un attimo di accumulazione, probabilmente vista la quantità di long fillati in questa zona, e sembra pronto poi a fare nuovi massimi. Tuttavia c'è da stare estremamente attenti, perché l'andamento inizia ad essere parabolico.
parabolico e gli andamenti parabolici non mi hanno mai convinto. Inoltre non ci sono proprio volumi da record, diciamo, e quindi attenzione, perché potrebbe essere tardi un ingresso adesso, insomma, molto prematuro rispetto al breakout. Se proprio si vuole, meglio attendere allora il breakout. Tuttavia io personalmente attenderei il termine di questo andamento parabolico, perché un andamento parabolico espone a rischi enormi. Il rischio è quello appunto di fare un buy the top, che non è mai bello. Ecco, niente, questo è quanto per ciò che riguarda le altcoins. Ditemi un po' voi quali altcoins state seguendo, magari suggeritemi qualche altcoin da guardare, insomma ci confrontiamo come faremmo nei live, ma oggi purtroppo non ho potuto farlo in diretta, quindi ci palleggiamo un po' così. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.